Ehi, Wyatt! Vieni un momento qua. Voglio presentarti Fred White, sceriffo federale della città. Molto piacere. Quanta legge da queste parti. Ho visto adesso lo sceriffo della contea. Che Bian? Lui non è la legge. La sola legge qui la dettano i Cowboys. I Cowboys? Ho avuto a che ridire con un paio di loro a Prescott. Nessuno fa niente senza di loro. Si può dire che sono il vero potere. Ce ne sono tre là in fondo. Si riconoscono sempre perché portano quelle fasce rosse. Ma certo, sono una manna per gli affari. E tutti quei saloon? Ah, sono il vero filone d'oro qui a Tombstone. Alle Street ne è piena. 24 ore al giorno ci trovate ballerine, gioco d'azzardo, fanno tutti i quattrini a palate. Tutti meno l'Oriental. È proprio un locale sfortunato, non ci si avvicinano nemmeno i giocatori d'azzardo. È un vero peccato. È un posto carino. È proprio uno spreco. Wyatt! Ecco, guardate. Già. Oh, Wyatt. Allora, coraggio, giocate. La regina? No, niente regina, te l'ho detto, la devi lasciar perdere la regina. Ah, vi date una mossa. Ma che fate? Dormite tutti oggi. Giovanotto, te lo dico per lui. Salve, straniero, che ti posso offrire? Vorrei uno di quei sì. Guardate che me ne vado a casa. Però la piantate e cominciate a giocare. Grazie. È un bel posto questo. Lei lavora qua? Milt Joyce, sono il proprietario. Wyatt Earp. Ah, piacere. Ho detto di lasciar stare la regina. Guarda che comincia a tirare sberle. Perdonami la domanda, Milt, ma è un mortorio qua dentro, non trovi? Avete sentito, mi ho detto. Vedi quello che gioca a Faraone? Scommetti un'altra volta su quella regina, brutto figlio di puttana, e ti ficco nel culo di quel gattone. Hai sentito bene? Sei presentato qua dentro picchiando i clienti e sventolando la pistola. I veri giocatori sono scappati. Adesso vengono solo vagabondi e mandriani. Solo la feccia. Perché non te ne sbarazzi e ti prendi un croupier normale? Sì, magari. Per te è facile dirlo. Cristo. Quante volte te lo devo dire di levarmi quel maledetto sigaro da sotto al naso? Eh? Pezzi di merda, mi sembra di stare a giocare con un branco di stupidi ragazzini. Mi date ai nervi, figli di puttana. Hai qualcosa da dire? Sì, che stai seduto sulla mia sedia. Dici davvero? Sì, esatto. Per uno che non gira armato hai la lingua un po' troppo lunga, non trovi? Non servono le pistole per spaventare un pecorone come te. Dici sul serio? Dico sul serio. Beh, mi hai spaventato. Lo vedo che ti ho spaventato. Te lo leggo negli occhi. Adesso basta. Avanti. Coraggio, estrai. Tira fuori quel tubo di stufa e vedi che succede. Senti, io comincio a essere stanco delle tue chiacchiere. Anch'io sono stanco, caprone. Tira fuori la pistola e datti da fare. Avanti, tira fuori la pistola. Vuoi darti da fare o restare lì a sputare sangue? Allora? L'avevo immaginato. Tieni, Milt. Un bel ricordino. Appendila al bar. Avanti, bello, fuori dai piedi. E non farti rivedere! Mai più! Beh, che ne dici, Milt? 25% dei proventi, può andare?